Melon del Di Genova in 12.44, a seguire Simonelli 12.48, Schiena 12.52, Gala 12.60, Cueco 12.60, Lebbi 12.66. La partita, la prima delle tre serie dei 2000 siepi allievi. Una gara in questa prima serie, Cirotti, Ferrante, Dorelli, Zasco, Fasani, Grassadona, Bonetti, Pastorello, Burburano, Colussi, Rosa, Cipriani, Giavone, Lucchesi, Nichez, Marocchi. È dato la prima serie dei 2000 siepi allievi. Mentre nel giavellotto abbiamo visto un bel lancio di Di Blasio, ancora vicinissimo alla qualificazione. Vediamo un attimo la sua misura, 53,68, quindi incrementa di 10 centimetri a soli 32 della qualificazione. In video i risultati dei 100 allievi finale A. Ha vinto titolo italiano dunque per il portacolore dell'Atletica Trento Lorenzo Paisan 10.89 davanti a Mario Marchei, Atletica Futura Roma 10.92, terzo Luca Biancardi, Arcobaleno Savona 11.14, a seguire Patta Oristano 11.20, Molinari in Bagbu della Rovellasca 11.24, Donola dell'Atletica Meda 11.26, Cavagna dell'Atletica Trento 11.28. La prima delle tre serie dei 2000 siepi, nella terza serie vedremo gli atleti accreditati nei tempi migliori. Allora andiamo a vedere ancora un aggiornamento dal salto con l'asta, ricordo siamo alla quota di 3.20, terzo tentativo per Di Bartolomeo, poi ancora avremo una serie di atlete che hanno ancora un tentativo a disposizione appunto su questa quota, che comunque potrebbe anche rivelarsi più che sufficiente, nel senso che sono in 11 che stanno saltando. Intanto in questa prima serie dei 2000 siepi se ne vanno via Luigi Cirotti della Polisportiva Chieti insieme a Luca Pistorello della Biotecna Marcon. Decisamente in largo questi due atleti. Ecco un altro passaggio qui sul rettilineo degli allievi della prima serie dei metri 2000 siepi. A guidare sempre l'atleta col numero 77 della polisportiva Tetis di Chieti, Luigi Cirotti, accreditato di 6.44.40, a seguirlo con il numero 106 Luca Pistorello della Biotecna Marcon, accreditato di 6.41.86.
mancano poco più di 600 metri alla conclusione di questa prima serie. Con l'atleta al comando Luigi Cirotti, impegnato in questo momento nel passaggio alla Riviera. Altro passaggio qui sotto le tribune. E si fa sentire il pubblico a sostenere gli atleti. Mentre nell'asta abbiamo visto il salto positivo di Gaia Bonessa, terzo tentativo sui 3:20 superati, ed è Custodino, quindi positiva la sua prova. Ora in pedana Cristiana Moretto, atletica vicentina, terza prova a 3:20. È iniziato dunque l'ultimo giro per quanto riguarda la serie numero 1 del 2016. A guidare la gara sempre dal primo all'ultimo metro Luigi Cirotti della Polisportiva Tetis di Chieti. Vediamo impegnato nel rettilineo opposto. Ed eccolo Luigi Cirotti all'ultimo passaggio alla Riviera. Ed ecco che Luigi Cirotti, Polisportiva Chieti, si presenta qui sul rettilineo per accogliere l'applauso del pubblico. È la conclusione della prima delle tre serie di 2016. Questa prima serie con il tempo ufficioso di 6:23:97. In seconda posizione il pettorale numero 98. Marongiu Valerio dunque chiude in seconda posizione per l'atletica studentessa Rieti. In questa seconda serie i Tem, Ciriaci, Paris, Rota, Zambelli, Casati, Grassi, Vecchi, D'Alessio, Gioppi, Castrovici, Capra, Angeli, Galliani, Dominici, Moccia e Guatta. Nella pedana del Giavellotto Thomas Baldo della Malignani, 49:15 al primo turno. Giavellotto che si infila sicuramente meglio, appena appena sotto lo standard di qualificazione di 54 metri, ma credo che possa bastare, visto che finora solo un atleta ha superato la quota fatidica di questo primo gruppo. Si è concluso il primo giro in questa seconda serie delle siepi, a comando Fabio Ciriacci della Avis Macerata. Altro passaggio qui sul rettilineo per i protagonisti della seconda serie delle siepi. Mentre nel salto con l'asta abbiamo visto un salto
in assoluta tranquillità di Maria Roberta Gerca, la quota di 3.30. Ora sarà il turno di De Martino. A guidare questa seconda serie è Fabio Ciriaci dell'Avis Macerata, dietro a lui Tommaso Rota della Trieste Atletica. Nel frattempo il lancio lungo che avevamo visto di Thomas Baldo vale 53,76 a 24 cm della qualificazione, per lui seconda posizione. Si è fatto sotto in questa fase di gara Tommaso Rota, che ha praticamente raggiunto Fabio Ciriaci, quindi se ne vanno via in due. Altro passaggio alla Riviera. E anche Rebecca De Martin del Bruniera Friuli Italia supera agevolmente i 3.30 al primo tentativo. È sempre la coppia formata da Ciriaci e Rota al comando. Ultimi due giri. Corsa dunque la seconda delle tre serie dei 2000 siepi allievi, poi partiranno le serie dei 2000 siepi allieve a conclusione di questa prima giornata dei campionati italiani allievi allieve di atletica leggera. Alle ore 20 la marcia 10.000 metri categoria allievi. Turco supera i 3.30, che lei è il primo tentativo, mentre hanno passato Beatrice Gibellini e Federica Pregnolà. Dovrebbe essersi portato al comando in questa seconda serie Howard Isello del Cusparma, quando ha iniziato l'ultimo giro. Portacolori del Cusparma, classe 1999, meno di 200 metri alla conclusione. Ed eccoli sulla rettilineo Fouad Isem Cusparma. Viene Niccolò Guatta della Rocchino. E ancora con un gran finale è Tommaso Rota che riesce ad avere la meglio in questa seconda serie. Tommaso Rota si aggiudica questa seconda serie davanti a Raffaele Cioppi, mentre nell'asta Edoardo Bortolo, Trionfo Ligure 6.11.88, Luca Zanetti Futura Roma 6.08.37, Pietro Arese, Atletica Piemonte 6.12.40, Tommaso Mattini, Val Sugano 6.27.28, Enoch Chiodini, Saronno 6.23.83, Filippo Gallù della San Giorgese 6.06.34, il miglior accredito in gara. Mattias Gramaio della Roma Pacettosa 6.23.39, Simone
Pilloni, Leonardo Da Vinci, 6.24.06, Giovanni Ceselli, Piame Gianni Simoni, 6.25.08, Filippo Morale, Atletica Alessandria, 6.28.17, Giovanni Gatto, della Sfiore Treviso, 6.21.75, Tito Marteddu, Circolo Villa Spada, 6.15.53, Giovanni Crocchi, Atletica Bergamo, 6.26.13, Marco Taglienti, Atletica Piemonte, 6.24.23. Nel giavellotto, così da se ne respira un attimo, abbiamo visto il lancio nel frattempo di Denis Martignano dell'Atletica Livorno, che ha ottenuto 52-81, che lo pone per il momento in quarta posizione. Ricordiamo che questo è il primo gruppo del giavellotto che si è concluso proprio in questo istante. Ed ecco in gara i protagonisti migliori delle siepi, almeno per quanto riguarda gli accrediti fino ad oggi. Ricordiamo che sono in gara 7 atleti con meno di 6,20, Dallù, Zanetti, Bozzolo, Arese, Licata, Ghinassi e Marteddu. Capofila stagionale sarebbe Antonio Catallo con 5,53, che però lo vedremo gareggiare nei 3.000 e nei 1.500. Dunque il miglior accredito in gara è quello di Filippo Dallù della San Giorgese con 6,06,34. Abbiamo finito il primo giro. Buonasera. Niccolò Ghinassi al comando in questa terza serie per quanto riguarda le siepi. Gruppetto comunque ancora appaiato per quanto riguarda i primi 7 atleti, gara ancora apertissima. Si chiude un altro giro, meno 3 alla conclusione. Anche qua il titolo di campione italiano nei 2000 siepi. Abbiamo già visto le prime due serie, ma in questa terza serie sono in gara gli atleti accreditati nei tempi migliori. e 2 il passaggio ai 1000. Guida la gara numero 65 in questa fase di gara Pietro Arese dell'Atletica Piemonte, a seguirlo Luca Zanetti della futura Roma. Sembrano in grado di andarsene via in 4 in questa fase di gara quando mancano meno di 2 giri al termine. Sempre Pietro Arese a guidare la gara. Allungano in 2 quando mancano ormai meno di 600 metri alla conclusione.
Se ne vanno via in due, dunque, numero 65 Pietro Arese, numero 112 Luca Zanetti, poi in terza posizione numero 81 Filippo Dallù. Sembra una sfida 2 tra Zanetti e Arese. Allungano i due atleti, è sempre Pietro Arese, il portacolor di Atletica Piemonte, a guidare. Lo segue Luca Zanetti della Servizio Atletica Futura Roma. Ora passa all'esterno Zanetti. Luca Zanetti a guidare. Prende qualche metro di vantaggio in questo momento Zanetti, ma risponde prontamente Pietro Arese. Sarà fondamentale il passaggio all'ultima riviera, eccoli. Ancora insieme, buon passaggio per entrambi gli atleti. Ma allunga ancora Zanetti. Però resiste ancora, la risposta di Pietro Arese. Cerca di uscire all'esterno. Entusiasmante questo finale tra Zanetti e Arese. E nel finale è proprio Pietro Arese ad avere il meglio per l'Atletica Piemonte. Davanti a Luca Zanetti. Una volata anche per il terzo posto. Questo posto dovrebbe essere il pettorale numero 87, Niccolò Ghinassi. Dunque, Pietro Arese, il campione italiano 2016 dei 2016.